Ciao ragazzi e benvenuti in una nuova puntata di The Sound Channel. In questo video non andiamo a parlare di quale Mac o PC vi consiglio di comprare, anche perché il consiglio sarebbe abbastanza ovvio. A seconda del vostro budget, cercate di comprare il miglior computer che potete permettervi. In questo video andiamo a vedere come possiamo massimizzare le prestazioni del nostro computer. Come vedete, in alto a destra c'è questo meter. Se ci clicco sopra, compare la scritta carico medio di processamento audio. Ovvero, questa sezione ci permette di verificare quanto il nostro computer è in affaticamento. Più la striscia verde avanza, raggiungendo il rosso, e più il nostro computer sta riscontrando qualche difficoltà. Se arriviamo proprio a farla diventare rossa, questa striscia, probabilmente potrebbero esserci delle interruzioni nella riproduzione del brano, che potrebbero anche impedirci di completare il mix, di aggiungere plugin e quant'altro. Vi faccio un esempio, riproduco questo brano che ho a disposizione. Come vedete, in questo caso, essendo solo una traccia audio e tre VST, il computer non è particolarmente in difficoltà, anzi. Però andiamo a fare l'esempio su come potremmo, in una situazione in cui abbiamo un progetto composto da tracce audio e strumenti virtuali, come possiamo aiutare il nostro computer. Partiamo dagli strumenti virtuali, in questo caso è una traccia di Serum. Andiamo nella sezione qui a destra. Troviamo il VST di Serum e non dobbiamo far altro che congelarlo, ovvero clicchiamo su questo pulsante e il sistema ci chiede di confermare che vogliamo congelare lo strumento. Clicchiamo OK e in tempo reale questa traccia è congelata. Che cosa significa? Questa traccia andrà ad essere per il progetto molto più leggera, ma chiaramente c'è qualche limite. Come vedete, compare questo simbolo. Questo simbolo in alto a destra sta a confermare che questa traccia è congelata. Chiaramente, il fatto di aver congelato della traccia ci impone dei limiti. Ad esempio, se io suonassi la tastiera in questa traccia, non ascolterei niente. E se clicco sulla traccia MIDI, a differenza di quella sotto, come vedete, non mi si apre la sezione. Vedete, clicco qui, non si apre niente. Per poter tornare a modificare la parte di questa traccia, non devo far altro che scongelarla. In questo modo riusciamo a rendere per un arco di tempo più leggeri i nostri VST, chiaramente con i limiti che ho appena specificato. Ovviamente un altro consiglio che posso dare che riguarda i VST è la possibilità di farli diventare tracce audio, in modo tale che al computer pesino molto di meno. E questo qui, come si converte un file MIDI in una traccia audio, lo mostrerò in un altro video. Per le tracce audio in cui andiamo a caricare i nostri plugin, andiamo a mettere, non so, equalizzatori, compressori e quant'altro, anche qui possiamo fare qualcosa. Possiamo cliccare questo simbolo, congela il canale audio. Cliccando qui, il sistema ci chiede conferma, come prima. E in questo caso abbiamo congelato la nostra traccia di chitarra. Come vedete, sono scomparsi i pulsanti per poter registrare sopra questa traccia e compare nuovamente anche qui il simbolo del lucchetto, proprio come nella prima traccia. Questo simbolo ricorda, come dicevo prima, che questa traccia è congelata e finché non la scongeliamo non possiamo compiere una serie di azioni. Possiamo però, ad esempio, poter regolare il volume di quel canale. Ora, avendo congelato le tracce dei nostri VST e avendo congelato la traccia di chitarra, molto probabilmente abbiamo risolto gran parte dei nostri problemi, ma in fase di mix magari potrebbe non bastare. E che cosa possiamo fare? Possiamo cliccare su Studio, clicchiamo su Configurazioni dello studio. Si apre questa finestra, andiamo a cliccare su questo pulsante che riguarda in questo caso la mia scheda audio, quindi la Claret 2-Pre USB. Clicchiamo su pannello di controllo. Dal momento che abbiamo cliccato su pannello di controllo, il sistema ci permette di
regolare il buffer size. Che cos'è? Il buffer size è l'ammontare di tempo che il computer impiegherà per processare l'audio. In questo caso è specificato 256. Posso andare a specificare un arco di tempo molto più alto, ad esempio, non so, 1024. Chiudiamo, clicchiamo OK. Dal momento che andiamo a riprodurre il nostro brano, ci renderemo conto che il sistema si è alleggerito di tantissimo, avendo messo un buffer size più lento. Ma che cosa succederà? Sarà tutto un po' in ritardo. In fase di mix, chiaramente, non è assolutamente un problema, mentre in fase di registrazione è impensabile poter registrare con un buffer size di questo tipo. Per registrare consiglio un buffer size attorno ai 256, mentre per poter mixare e quindi alleggerire tutta la mole di lavoro del nostro computer possiamo mettere un buffer size come 1024. Potremmo quindi avere un computer molto più performante, potremo aggiungere plugin e riusciremo a gestire in maniera molto migliore il nostro mix, avendo un computer che sta lavorando con una mole di lavoro molto più leggera. Quindi, ricapitolando, per massimizzare le prestazioni del nostro computer, consiglio per i VST di congelarli cliccando questo pulsante. Per le tracce audio, anche queste, di congelarle cliccando quest'altro pulsante, e in fase di mix andare a regolare il buffer size. Ora, spero che questo video rimanga utile. Vi ringrazio, vi invito ad iscrivervi al canale. Alla prossima. Ciao!